Sono stati trovati tre salme e sono quattro gli spezzi. Adesso è il momento della ricerca, poi sarà il momento di capire quello che è successo. Per adesso l'impegno è massimo, come vedete, vigili del fuoco, ASL, ispettorato del lavoro, carabinieri, guardie di finanza, ci siamo tutti per cercare di, ecco, di mettere in sicurezza l'impianto e soprattutto di fare la ricerca delle persone che sono disperse. E poi vedremo con i tempi, i modi giusti di capire quello che è successo. Grazie. Procuratore, qual era la ditta l'ipotesi coinvolta? Di cosa si ipotizza dal punto di vista investigativo? No, perché in questa fase noi dobbiamo capire quello che è successo, quindi faremo un'iscrizione di natura tecnica del fascicolo nei prossimi giorni per eseguire gli accertamenti urgenti, che sono in primo luogo quelli sulle salme, e verificheremo se è necessario o non necessario procedere alle autopsie, e poi dopo faremo gli approfondimenti. Non c'è adesso non è il momento di capire e di dare la risposta alle responsabilità. Dobbiamo capire prima quello che è successo e poi successivamente porremo le domande conseguenti. Quali erano le ditte coinvolte? Grazie. Le persone coinvolte, lo sappiamo il numero? Il numero delle persone coinvolte, lo sappiamo. L'ho detto prima, ci sono tre morti e quattro persone disperse. Le avvertirete le famiglie prima o poi? Quando? Ma mi pare evidente. Ciao.